Ciao ragazze, ciao ragazzi, se vi sembra strano l'inquadratura è perché sto di nuovo filmando un video con la mia videocamera per i vlog perché l'altra mi sono dimenticata di caricarla, quindi è un pochino più ampio lo sfondo, mi sto rendendo conto, e anche i colori sono un pochino diversi sinceramente, non so se è meglio rispetto alla mia solita o peggio, perché questa è molto più nuova, mentre la Reflex ha tipo 2 anni e mezzo, quanto tempo? Sì, 3 anni quasi, anzi ha 3 anni la mia Reflex. Fatemi sapere, magari mi sa che è ora di cambiarla. Comunque, in realtà questo non voleva essere un video tecnologico, ma un What's in my bag, che in realtà sarebbe un What's in my backpack, perché è uno zainetto, ed è il mio zainetto Chanel, questo l'ho preso non so quando, 1 anno fa, 6 mesi fa, probabilmente ve lo ricordate meglio voi. Comunque ce l'ho da un po' di tempo, lo adoro, e quando ve l'ho fatto vedere nel video sui preferiti del 2017, perché sicuramente è stata è una delle borse insomma che ho utilizzato di più nell'anno passato, e in tantissimi mi avete chiesto fai what's in my bag, e quindi oggi preparatevi perché scoprirete tutto quanto il contenuto della mia borsa. Tra l'altro, piccola parentesi, il mio smalto è super super rovinato, siamo tornati ieri da tutti i viaggi, Maldive, Amsterdam eccetera, e ancora non mi sono fatta le unghie, quindi don't judge, ok? Don't judge. Iniziamo subito, apriamolo insieme. Ta-da! Vi anticipo che quando ho borsette piuttosto capienti come questa mi porto dietro il mondo. Quindi iniziamo con una cosa che hanno tutti, questo è il mio cellulare ed è l'iPhone 7, non ho fatto l'upgrade all'iPhone 8, 10, che cosa c'è adesso? X10, ok? Se avete l'iPhone 10 magari me lo consigliate, scrivetemi nei commenti, se invece mi sconsigliate perché alla fine è la stessa cosa del 7, scrivetemelo perché può aiutare. E questo è il mio iPhone, sì! La cover è... spessissimo mi chiedete dove ho preso questa cover, e l'ho presa sul sito glitzyglam.com, che è il sito di gadget di Blair e Elle Fowler, che sono due ragazze americane che fanno video, e io sono sempre stata una loro fan accanita, e quindi ho preso questa cover che è appunto effetto marmo, però nelle finiture c'è il rosa metallizzato, e ce l'ho anche con i dettagli oro, è stupenda. E poi questo invece non ho idea di come si chiami questo cosino, ma è super 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 comodo, perché praticamente puoi tenere il cellulare così e non rischi che ti cada. Lo desideravo da tantissimo perché lo vedevo nei video di tutti gli youtuber tipo Shane Dawson eccetera, e alla fine l'ho ricevuto da Benefit, l'abbiamo ricevuto tutti alle Maldive. Tra i tantissimi regali che abbiamo ricevuto c'era anche questo piccolo gadget che è super carino, e può sembrare una cosa banale ma in realtà è davvero super funzionale. Vediamo un po' che cosa c'è. Allora, c'è questa scatolina, e questa scatolina ha all'interno le mie cuffiette, perché quando faccio montaggio dei video in giro, tipo in aereo, in treno oppure in qualsiasi altro posto, non posso ovviamente durante il montaggio far sentire la mia voce e tutto quello che dico a tutti quanti, quindi uso le cuffiette e sto lì a fare il mio montaggio con le mie cuffiette. Queste sono tra l'altro vecchissime, di un cellulare stravecchissimo, credo dell'iPhone 6, ok, forse non così vecchio, però sono delle cuffiette imbarazzanti perché sono completamente rovinate. Il fatto è che da quando l'iPhone ha cambiato l'attacco non posso più utilizzare quelle nuove sul mio MacBook, e quindi utilizzo queste. E poi qui c'è anche la chiavetta della mia banca, insomma niente di davvero interessante, però questa scatolina è molto utile perché ci stanno sia le cuffiette che la chiavetta, ed è piccolina, carina, ed è rosa, che è il mio colore preferito. E qui c'è un casino in realtà. Ah, benissimo, ci sono i miei occhiali da sole, che qua si utilizzano poco in questo periodo purtroppo, ma li utilizzate un sacco alle Maldive. Eccoli qua. In moltissimi mi dite che sono troppo grandi, ma a me piacciono così grandi, a me, io adoro gli occhiali enormi, non so, mi sa molto da diva, magari per niente, però a me piacciono. E questi sono, ve li ho fatti vedere in realtà nel video, li ho comprati ad Amsterdam, non mi ricordo assolutamente, e qui c'è scritto soltanto il logo, non mi ricordo davvero di che marchio si tratta, però li adoro. E non so perché li sto portando in giro senza la custodia, perché si rovinano, e io li adoro questi, non voglio che si rovinino, però non so dov'è la custodia. E poi, allora, qui, ok, partiamo da questo perché è proprio sopra tutto l'ambaradan. Questo è il beauty case che mi porto dietro, ed è di Victoria's Secret, ed è tutto glitterato.
vi faccio vedere anche che cosa c'è all'interno. Facciamo un What's in my beauty case dentro al mio What's in my bag. Vi ho sempre fatto vedere che cosa è all'interno. Mi piace perché ho fatto tantissimi What's in my bag negli anni, da quando sono su YouTube, dal lontano, lontano 2009. E ci sono sempre delle costanti, tipo il beauty case con i miei essentials. Ovviamente cambia il beauty case, cambiano gli essentials, ma ci sono sempre. Allora, però, devo dirvi che purtroppo è una cosa che ho sempre avuto nella mia borsetta, e qui vi deluderò, le salviettine Sorbisebo. Parliamone, ho finito le salviettine Sorbisebo e devo assolutamente ricomprarle. Sono disperata quando finisco le salviettine Sorbisebo e le ho finite. E non so perché mi sono dimenticata, non le ho ricomprate e adesso disagio più totale. Comunque, all'interno c'è questa, che è una, allora questa è una matita nera per gli occhi, ok? L'ho comprata a Tokyo perché c'era tutta la linea di trucchi Sailor Moon. In realtà avrei voluto prenderne molti di più, ma l'unica cosa che avevo trovato erano le matite, erano sold out ovunque. E questo è appunto, questa è la matita a forma di scettro. Sì, potere del cristallo di luna, vieni a me. E questi li avevo tutti. Vi farò un video con i miei giocattoli di quando ero più piccola, perché merita davvero, cioè montagne di roba strafiga. E questa me la porto dietro, non perché io la usi, perché altrimenti sarebbe già minuscola, perché ce l'ho tipo da 2 anni. Però è troppo bella e quindi è un peccato usarla. Poi all'interno del beauty case c'è questo, che è il rossetto che indossavo l'altro giorno. Ed è di Make Up For Ever, è opaco ed è, allora il numero è 40 ed è questo bellissimo arancio. Forse sembra un po' più rosso in videocamera, però è proprio un arancio bellissimo. Mi piace tanto questo rossetto, mi piacciono in generale i rossetti arancio sulle mie labbra. Non so perché, anche se non sono per niente abbronzata, sono super super pallida, perché adesso vi ricordo che io sono super abbronzata, tipo 4 tonalità di fondotinta più scure della mia, ma anche quando sono molto chiara e ho il mio colore di pelle mi piace il rossetto arancio, mentre a volte non mi piace tanto il rossetto rosso se sono tanto tanto chiara. Poi qui c'è il mio correttore, questo è di Dior ed è il Dior Skin Forever Undercover, è l'ultimo, sì, uno degli ultimi correttori che mi sono arrivati da Dior, e questa è la tonalità 020. Non so se esista anche la tonalità 010, ma questo posso usarlo soltanto adesso perché sono abbronzata. Se invece quando, prima di partire la prima volta alle Maldive, che siamo stati, lo sapete, 2 volte una dietro l'altra, ma prima di partire la prima volta alle Maldive, che ero bianchissima, proprio fantasmino, colore mio, era troppo scuro per me questo correttore, quindi lo sto utilizzando adesso che sono abbronzata, ma avrei purtroppo bisogno di una tonalità un po' più chiara, che appunto non so se esiste oppure no. Poi, allora, c'è il rossetto che sto indossando oggi. Mi chiedete in tutti i video qual è il rossetto che sto indossando. Oggi finalmente riesco a dirvelo in diretta prima che voi me lo chiediate, ed è lui. È il NYX Professional Makeup in colore, si chiama Lingerie la linea. E questo è colore, non riesco a trovare il colore, ci sarà? Probabilmente no, credo che non ci sia, Push Up, forse è questo il colore, non lo so, purtroppo sotto non c'è scritto. Comunque è questo stupendo colore nude, super, questi sono tipo velvet come finish, ma secondo me insomma sono opachi e li adoro. Adoro i lingerie, sono bellissimi e hanno un sacco di tonalità nude, e questa credo sia quella perfetta per me, almeno adesso che sono abbronzata, poi non so. Poi, allora, poi c'è l'igienizzante per le mani, questo ce l'ho da un sacco di tempo e non l'ho utilizzato per un sacco di tempo, poi l'ho ritrovato. Con tutti i traslochi che faccio io perdo, ritrovo roba e poi ogni volta è come se fosse la prima volta che vedo, oh che figata, oh questo me l'ho già dimenticata completamente. E questa è un gel igienizzante per le mani, tipo la mocchina classica, avete presente? Solo che questa è un pochino più carina perché è rosa ed ha un sacco di glitterini e c'è la Torre Eiffel, quindi tutte le mie cose combinate, tutte le mie cose preferite combinate in un prodotto. Poi c'è, ah sì, oddio questo, che ridicolo. Allora, questo è un Breath Drops, sono praticamente delle gocce per l'alito. E erano presenti in un kit di essentials che mi aveva dato Benefit e da allora me le porto dietro perché sinceramente sono utili. E poi c'è, ah sì, allora,
Taran taran! Ovviamente io che amo i mini size, ho il mini size anche di questo, e questo è il Bad Girl Bang. Voi lo sapete, sono stata la seconda volta alle Maldive proprio per il lancio internazionale di questo mascara, che è l'ultimo mascara Benefit. Poi c'è un altro correttore, questo è un pochino più chiaro, quindi adesso che in realtà sono abbronzata lo uso un pochino con più difficoltà, perché vedete molto wow, cioè la soddisfazione di mettere accanto alla mia pelle un prodotto troppo chiaro, non mi era mai successo e non so quanto durerà, però e guardate, sì, è un pochino troppo chiaro adesso che sono abbronzata, però è un ottimo correttore, mi piace molto, questo è il Boeing. E poi, che tra l'altro credo abbia cambiato packaging, e questo è ancora il packaging vecchio, non lo so. Poi c'è anche questo mini size, amo i mini size. Questa è la 24/7 Velvet Glide Eye-On Pencil di Urban Decay in colore Lush. Questo è un marrone molto scuro anche qui, ed è opaca, opaco come finish, quindi va molto bene quando faccio un trucco opaco sugli occhi. Anche qui ovviamente, se mi dimentico di mettere la matita, ho questa. E poi, anzi, qua c'è un altro mini size di un rossetto Christian Dior. Che carini i mini size! E questo è un bellissimo rosso intenso, un rosso rubino, un rosso classico. E vi dico anche il colore, che è il 999. E poi c'è, allora, una limetta. Questa è la, allora, io ho anche la limetta in metallo, quella piccolina da viaggio, però non posso mai portarla sull'aereo, perché la, cioè la, come si dice, la considerano un'arma, e quindi devo sempre portarvi sugli aerei quelle di carta, che però hanno pochissima durata, e quindi questa è la limetta che mi porto dietro nel beauty case. E ultima cosa che c'è all'interno del beauty case, abbiamo finito tutto, c'è il balsamo labbra, che faceva parte del kit che ti regalano in aereo, e quindi siccome è molto piccolino e mi sta nel beauty case, e in più è ottimo perché l'ho utilizzato ed è ottimo assolutamente come lip balm, come balsamo labbra, me lo porto dietro. Poi continuiamo e andiamo a rovistare nella borsetta, non so perché, ma io ho sempre adorato vedere questi What's in my bag e sapere che cosa le altre ragazze si portano nella borsetta, non so perché, ma è così. Poi, allora, il portafogli in realtà non è cambiato, ce l'ho da un sacco di tempo. Da un sacco di tempo, saranno 3 anni. Comunque, amo il mio portafogli. Questo è il Boy Wallet di Chanel, lo adoro. Ci sta dentro tutto, ed è fantastico. Non so che cosa farvi vedere, ma qui ci sono codice fiscale, ho la tesserina per i tram da residenti olandese. Poi ho, vabbè, la mia carta d'identità slovena, carta d'identità italiana qua da qualche parte, che è di questo dubbio colore verde. Tutti mi chiedono perché, ma è perché è bilingue. E poi, che cos'ho? Monetine, scontrini, insomma niente di realmente interessante. Poi qualche foto, ma comunque il contenuto di questo portafogli ve l'ho fatto vedere nel What's in my bag che ho filmato l'anno scorso. Ok, qui c'è un grosso casino qua sotto, perché qui ci sono ancora non solo i nostri passaporti, perché siamo tornati ieri dalle Maldive / Amsterdam, non solo i nostri passaporti, questo è quello di Tomas, lui ha sia quello sloveno che quello italiano, io ho solo quello sloveno, non so perché non ho fatto quello italiano, avendo la doppia nazionalità in realtà posso farli entrambi, quindi questo è quello di Tomas, che devo tornare, e questo è il mio con la cover di Victoria's Secret, ed è tutta rosa, sì! E vi faccio vedere la mia foto? Vi faccio vedere la mia foto, è imbarazzante, anche qui don't judge, cioè ero completamente struccata, non sapevo che quel giorno avrei dovuto fare la foto. Non chiedetemi perché, comunque questa è la foto, lo so, basta, non ve la faccio più vedere perché è molto imbarazzante, non la faccio vedere neanche a Tomas, dalla vergogna, rendiamoci conto, se lo faccio vedere a tutti comunque. Questi invece sono i biglietti, un sacco di biglietti, allora c'è Abu Dhabi International Amsterdam, poi c'è Malé Abu Dhabi, Malé, che nostalgia delle Maldive, poi c'è Abu Dhabi Amsterdam, e poi Amsterdam Venice, Abu Dhabi, ok, un casino praticamente, questi non ci servono più, non so perché continuo ad averli in borsa, oddio. Poi, ok, allora, un pacchetto di fazzoletti, niente interessante, sono Foxy, ipoallergenici, c'è scritto, ok, chi se ne frega. Poi c'è, non so perché, ma c'è un altro balsamo labbra, e questo è di Maybelline New York, ed è il Baby Lips, se non sbaglio, sì, è l'Intense Care,
che ha anche un buon profumo, molto neutro, e non so perché ne ho due. E poi forse dovrei svuotare le borse un pochino più spesso. Poi qui, va bene, un biglietto del bus, un biglietto dell'autobus a Trieste. E poi qui ho... cos'è sta roba? Ah, questo è il bigliettino, questo è il bigliettino dell'appuntamento dell'ortopedico di Tomas, che ho preso io perché ho sempre questa borsa enorme dove posso far stare tutto. Poi c'è, eccole, sono loro, sono le mie salviettine a sorbisebo, ma sono finite, purtroppo. Un minuto di silenzio, purtroppo. È molto carino questo compact perché c'è lo specchietto eccetera, però le salviettine non ci stanno più, ahimè. E poi c'è il mio portacarte, anche questo credo avete visto nel video di un anno fa, l'avevo appena comprato all'epoca se non mi sbaglio, ed è il appunto portabancomat, portacarte di credito di Saint Laurent. Amo questo, in realtà ero indecisa se prenderlo dorato o argentato, poi ho preso questo. Ok, poi c'è la polvere che mi porto dietro per i ritocchini. Non ho ancora capito se questa è una polvere fondotinta o una polvere cipria, non lo so, qui c'è scritto solo polvere naturale in francese, non sto a leggere in francese. Fattore protezione 15, però questo è interessante, ed è appunto semplicemente, c'è la polvere con il pennellino, e quando sono lucida durante la giornata, tipo in questo momento sto già diventando lucida, vado semplicemente a spolverare un po' del colore addosso in questo modo. Purtroppo anche Chanel ha tutti i colori troppo scuri per me, infatti questo posso usarlo adesso che sono abbronzata, altrimenti un po' di difficoltà, tende ad essere un pochino troppo scuro per me. Poi ci sono le chiavi della macchina, le chiavi di casa. E allora, in realtà il portachiavi su quelle della macchina è una piccola Audi TT in argento, credo. E mentre questo è un cuoricino con la N, che tra l'altro è un regalo di una mia follower ad un incontro, mi ha regalato questo portachiavi con la N. E poi siamo quasi arrivati alla fine, sapete? C'è soltanto ancora una cosa che io mi vergogno di avere qua, ma molto spesso in aereo mi aiuto con gli slime, con qualche antistress per togliere lo stress, e questa volta avevo dietro lo slime macaron azzurro blu, ed è questo. Io già insomma ve l'ho detto che amo gli slime, questi non sono proprio il massimo perché non riesco a tirarli e quindi si spezzano, però sono comunque stupendi perché sono trasparenti, maneggevoli, nel senso che si modellano e modellabili, quindi maneggevoli. E quindi, insomma, niente, mi piacciono e amo gli slime, e questo è. Quindi anche nel mio zainetto, che sembra molto in realtà professional e serio, c'è lo slime. E poi, ultima cosa che c'è nello zainetto, c'è la mia agenda. Questa è di Blonde Amsterdam ed è stata un regalo di Demelza. Lo sapete, Blonde Amsterdam è un marchio olandese che vende un sacco di cosine carine, molto femminili, di varie tipologie, poi qualcosina per la cucina, qualcosina per la casa, e vendono anche queste agende, questi diari stupendi. Questa è praticamente l'agenda dove io mi scrivo appuntamenti, robe varie. Guardate la prima pagina, che carina che è, con tutti questi profumini, molto bella. E sì, basta, non c'è più niente, ragazzi. Questo è il mio zainetto vuoto, questo vi faccio vedere. C'è ancora una tasca interna, andiamo a vedere se c'è qualcosa. C'è lo scovolino per le ciglia, ma siccome non ho più le extension, non mi serve più andare a pettinare le ciglia, quindi questo posso praticamente buttarlo. Questo è tutto, ancora non so, mi avete chiesto in tanti se tornerò a fare le extension alle ciglia oppure no, ancora non ho deciso. Mi piacerebbe forse provare il lash lift, che praticamente ti piegano le ciglia, quindi rimangono molto più piegate, molto più aperte, e poi si possono anche tingere, però rimangono le tue, non ci vengono attaccate altre su. Però ci sto ancora pensando. Se avete provato il lash lift, in Italia si chiama in un altro modo, ma è la stessa cosa, e non mi viene adesso come, comunque è il lash lift, praticamente te le alzano e le incurvano. Fatemi sapere nei commenti perché sono molto curiosa di sapere le esperienze, se qualcuno l'ha provato. Quindi questo è tutto per il video di oggi, ragazzi e ragazze, spero che vi piaccia. Io domani, adesso vado subito a preparare la valigia perché domani mattina sono in partenza per Parigi. Sì, amo Parigi, e
ci vado con Givenchy, quindi sono molto molto contenta. Aspettatevi un sacco di nuove foto. Ah, tra l'altro su Instagram ho 2 giveaway aperti al momento e un sacco di nuove foto in arrivo, sia dalle Maldive che da Parigi, quindi ho un altro giveaway in arrivo, ancora non vi do anticipazioni, ma ci saranno tantissime vincitrici, quindi andate sul mio profilo Instagram qua sotto e seguitemi se ancora non l'avete fatto. Questo è tutto, bacio, vi dilungo sempre troppo, bacio, alla prossima, ciao!